Oh, sono contento, Lucia Mascino, che sei qui all'Hot Corner. Posso dirlo? Anch'io sono Ma contenta. soprattutto perché tu non lo sai, ma io ho un ricordo legato a Venezia di te. E Quale? tu non c'eri, 2008. Ma ti pare che me lo scordo? Un altro, Non tu è un non altro c'eri, un altro pianeta. pianeta di Stefano Tumoli che ho visto a Venezia. E Sì. rimasi folgorato. E dissi, ma chi è? Tu pensa che quella è la prima volta che sono stata al Festival di Venezia? E prima, sai, tante persone a 20 anni magari vanno a vedere i film, Certo. che poi tra l'altro se tornassi indietro lo farei anch'io perché penso che insomma sarebbe stato Sì. bello venire anche prima. Invece l'ho scoperto con un altro pianeta che era stato preso alle giornate degli Stefano autori, Tumolini, mi sì. ricordo, ma guarda, Settembre da 2008, quindi settembre 13 anni fa. 2008, 13 13 anni. anni fa, e da quell'anno io non ne ho più saltato uno. Ah. Sono sempre venuta perché mi era così piaciuta l'atmosfera, questo Quindi che tu, mondo, se hai film o non hai gente. film, comunque cerchi No, ci di venire. sono venuta sempre fino ad un certo punto in cui, insomma, aveva senso venire se, Ah, insomma, ok, se avevi un film, l'ho ok, fatto perché per se un po' to di anni, sì, se poi c'è il però, dilemma, anche se un attore viene in un film, no, viene che c'è, esattamente, non c'è più la come dicono, libertà di ci vai a fare, farlo, esatto. così andare con lo zainetto in giro a vedere i film, però mi era veramente, era stato, cioè, è un ricordo per me, capito, un po' folgorante, Immagino, perché io mi perché, ricordo quel film dall'altra parte, dalla parte di spettatore, quindi sì, insomma. fu il momento in cui io mi accorsi che c'era Lucia Mascino, possiamo dire così, tipo sulla via di Damasco. Ho avuto la folgorazione. Allora, Lucia Mascino, che però questa volta è la mostra di Venezia con una cosa, perché sei qui a Orizzonti con Sì. Preghiera della Sera di Giuseppe Piccioni, con te e Filippo Timi, Sì. che è un, dicevamo prima con Giuseppe, un corto racconto, Sì, è è anche un... quasi un po' indefinibile, no? Perché è un Sì. anche con, diciamo, anche una fotografia, diciamo, con Filippo, una fotografia di un momento, di un periodo, come la definiresti? In effetti, allora, considera che noi mentre c'è stato un momento in cui sono entrate queste telecamere, no? Nel senso Sì. che a riprendere le prove, perché di base erano delle prove di teatro, non che il film poi sia questo, il corto. Chiamarlo corto No, non perché mi corto sembra poi dovrebbe corretto perché avere. sembra che ci sia una storia in un corto, Esatto, invece non c'è qui una non storia. c'è una storia, è Sarebbe un corto come se documentario. fosse che tu hai preso una retina. E capito, hai Sì, hai tirato, hai raccolto. raccolto una serie di cose che diciamo che venivano fuori Quindi dal periodo un rack corto. raccorto, un racconto. No, è un po' una cosa che ha catturato un'atmosfera di quei mesi che vanno da giugno, Esatto. perché poi noi Da abbiamo fatto le prove a fotografia. giugno a casa di Che Giuseppe, si ma vedono, fatti infatti. completamente tipo finito il lockdown, con quella cosa per cui eri un po' diventato molto più fatalista, Sì, più per pigro, più cui assuefatto a andavamo io e Filippo tutto, no? a piedi a casa di Giuseppe, ci mettevamo un'ora a camminare, quindi questi tempi dilatatissimi, ci facevamo una camminata da Trastevere, Testaccio, fino a Prati, tutto il Ah, beh, Lungotevere da un pezzo. soli, ci facevamo questa camminata, poi arrivavamo lì, facevamo queste letture a casa di Giuseppe, è partito tutto così, Letture che molto ci sono poi piano. È all'inizio partito molto di piano, Preghiera poi della dopo Sera. sono state, è diventato velocemente una cosa a memoria e poi è entrata l'idea di farne un documentario che non era inizialmente corto, quindi era Ah, era quasi un un documentario. documentario di questo percorso che Che poi facevamo torna verso casa insieme. tua anche, no? Perché vediamo Ancona, E vediamo poi le tue dopo, parti. esatto, poi dopo noi abbiamo fatto questi 10 giorni a giugno, poi abbiamo staccato fino a fine agosto, siamo tornati a fine agosto nelle Marche, ad Ancona. E lì ci sono stati proprio dei giorni di riprese esterne alle prove di teatro, quindi proprio la giornata Che era sono quelle scene dedicata dove a tu ti delle tuffi riprese, sì, nell'acqua, il esatto, vento. che però non erano scene scritte, cioè nel senso che poi con Giuseppe si genera una specie di atmosfera che sembra sempre tra il gioco e la serietà, non sai mai bene Dove finisce cosa, uno dove e inizia l'altro. finisce, però lui in questa sua modalità anche lui sempre un po' ad acchiappare un'atmosfera, no? A maglia libera, mi verrebbe da dire. E abbiamo fatto questi giorni dove non era deciso quello che avremmo fatto, lui ci indicava Sì. un Non si sapeva po'. neanche che fine avrebbe fatto il materiale, poteva No, rimanere in un no, cassetto. assolutamente. Questo aveva portato chiaramente a quella situazione un po' rara per cui ti dimentichi che c'è, non nei 6 giorni, non nei giorni, 10 giorni, abbiamo No, fatto le dopo. riprese là, Ah, ma ti nei dimentichi che c'è giorni. qualcuno che ti Sì. sta riprendendo Sì, nei giorni e sei. delle prove sì, a casa sì e anche a teatro. Invece quando facciamo solo le riprese, perché poi lo spettacolo che abbiamo fatto è scritto da un drammaturgo che è uno sceneggiatore francese che si chiama Nicolas Bedeau, che è anche un Ah certo, Nicolas regista, Bedeau, che è grandissimo anche un Nicolas Bedeau, regista, che ha esatto. E fatto lui la la, Belle Époque due esatto, anni che ha fatto fa. la Belle Époque, e lui è l'autore.
E quindi nasce da uno che ha scritto, da un uomo di cinema che ha scritto per il teatro. Giuseppe ha preso questo testo, l'ha messo in scena, okay, in teatro, però essendo un regista di cinema è l'unico che prima delle prove diceva azione a teatro. E quindi è una zona, diciamo, è il racconto con la grazia che ha Giuseppe, poi, perché c'ha sempre questo tocco suo, il piccioni Stach, di questo periodo, del nostro incontro, della situazione in cui eravamo, fino all'apertura delle porte, le persone che entrano, il pubblico, però non è proprio solo quello, ecco. Sì. È come se siamo stati un po' a cavallo tra noi personaggi, tra lo spettacolo di teatro e un film. È un po' una creatura unica. È la descrizione unica di un attimo, potremmo dire, parafrasando il tiro mancino. Però in effetti ci sta, cioè già adesso vedendolo hai altre sensazioni. Sì. Senti Lucia, guardandoti indietro invece anche da quel 2008 oggi sono passate un sacco di cose, hai fatto tantissime cose, una carriera molto bella anche fatta poi con la tua identità, cioè Piccioni intanto che ci fai i segnacci, perché l'ho mandato, sta cercando, gli ho detto di distrarre, non stare qua perché sennò sta cercando di distrarti dalla domanda. Che effetto ti fa però riguardarti indietro e dire beh, un pezzo di strada l'ho fatto, sei pacificata, sei soddisfatta? Allora guarda, è una cosa che penso ogni tanto, perché io poi faccio fatica a ad avere, diciamo, la sensazione, avere la memoria costante di quello che è successo, nel senso che in alcuni momenti precipito in un istante, in una memoria specifica di un anno, no? E di un momento così, però non è come se non la devo ripensare per averla addosso, cioè deve sedimentarsi, capito? E poi... è quasi come non fossi io. Non so, mi stacco e poi dopo mi devo ricompattare per capire. Però per risponderti, diciamo, meno filosoficamente, meno cervelloticamente, ti devo dire che quando mi ricordo che quando sono stata a Venezia la prima volta il pensiero era stato, che può essere frainteso, ma era stato esattamente basta, cioè questo deve essere uno scarto, basta mortificazioni. Questo era stato il pensiero, cioè mi aveva dato l'idea, sì, mi aveva dato l'idea di una... per me era stato proprio la sensazione di che quello che fai, che quello che... insomma, che ha un potenziale di emozionare più grande, non so dirti bene, certo. Che era qualcosa che poteva essere curato, che poteva essere, avevo desiderio come di crescere, invece di lasciarla lì. Sì, basta mortificazioni, perché invece insomma magari facevi tante cose che poi ma anni di teatro dove appunto urla in faccia, energie, cioè, sprecate, cose, tanta fatica per veramente poco, esatto. Non è che voglio rinnegare il teatro, no, assolutamente, no. Però era per dire che lì ho detto dai, bisogna, forse c'è una possibilità di far sì che questa cosa sia anche veramente gratificante. Per cui, per risponderti guardandomi indietro, delle volte penso che veramente non avrei mai sperato, perché io poi sono una pessimista di natura, e insomma vedo migliaia di talenti a spasso, migliaia no, però insomma ci sono tante persone molto brave che meritano tantissimo, e quindi ogni tanto dico mamma mia, pensavo veramente non sarebbe potuto accadere una serie di cose. Quindi in generale il mio pensiero di base è questo, è questo oggi se mi guardo indietro. Nello stesso tempo quello slancio di allora, del 2008, continua a rimanermi, quella specie di desiderio di una cosa che ancora può emozionarmi di più. Non so spiegare. Che poi il motore che ti fa fare le cose, altrimenti sì, a un certo punto sì. uno si però crede. Proprio Venezia era basta mortificazione. Vedi, Venezia 2008, Venezia 2021. Sì. Chiudiamo, Lucia, con un gioco che facciamo sempre qui all'Hot Corner. Allora, questa sera ti chiamano, domani devi partire per un'isola deserta e puoi mettere un solo film in valigia. Qual è? Solo un film che avrai lì sull'isola deserta. Oddio, dopo mi pento perché dirò un'altra cosa, però adesso mi è venuto in mente una giornata particolare, un film che una giornata particolare di attore scuola, quindi Isola Deserta, beh sì, ci sta. Nel senso adesso mi è venuto quello, però voglio dire poi si cambia se non sì, le cose sì, adesso mi è venuto quello perché mi mette
in pace sentirlo, perché è una cosa così, è un film così incredibile con questa cosa, vabbè, quindi è abbastanza un film del cuore. Non ti so, adesso mi è venuto questo, vabbè, quindi vabbè, nell'isola porto questo, poi dopo che l'ho visto 100 volte, esatto, dico poi, perché non ho preso uno Terminator, che almeno, capito, c'era un po' più espiziazione. No, scherzo, scherzo, scherzo. Sì. Grazie mille, Lucia, mi sembra stata all'Otcorn. Grazie. Grazie, ciao Otcorn. Ciao ai. Yeah.